Vista questa sconfitta, dopo questa sconfitta arriva questa altra trasferta, qual è stata un po' la reazione da parte della squadra in questi giorni? Una presa di coscienza su quello che è stata la nostra partita, perché abbiamo capito, abbiamo così studiato quelli che sono stati i nostri difetti in quella gara e quindi su quello abbiamo cercato di lavorare e adesso dobbiamo ripartire con una squadra che viene da un momento particolare, ma che ha grande voglia, grande stimoli di reagire e di riprendere subito il cammino, così come ce l'abbiamo noi. Non possiamo essere assolutamente ogni volta qui a dirci quello che dovrà essere il nostro atteggiamento, perché troveremo un ambiente molto carico, molto caldo, e quindi riuscire a partire subito con l'atteggiamento giusto sarà fondamentale. Presidente ieri ha detto che le prossime tre partite saranno fondamentali per capire dove può arrivare la Parma. È d'accordo? Sono tre partite importanti nella misura in cui sono le prossime. Questo potevamo dirlo anche qualche settimana fa. A me piace prendere gara dopo gara e quindi cercare di tirare fuori il massimo e il meglio da ogni singola partita. Questo deve essere un po' la nostra filosofia. È chiaro che poi al termine di queste tre partite, di questo trittico, qualche idea in più l'avremo, questo è pacifico. Però noi dobbiamo ragionare veramente per ogni singolo boccone e cercare di gustarcelo con la coscienza che è un boccone che ci fa crescere, che ci fa stare nel peso giusto. Per usare un po' questa piccola metafora, se mi consentite, e quindi per noi adesso è importante il Genoa, poi dopo vedremo il resto. Ecco, parlando di un ambiente carico relativamente a Genoa, è un ambiente che viene da due sconfitte, potrebbe essere una partita secondo lei rischiosa per la panchina di Marino. Fra l'altro curioso notare come lei fu esonerato, il primo allenatore ingaggiato esonerato da Prezioli, se non vado errato, nel 2003 per dopo tre sconfitte. Questi non sono discorsi che mi interessano, non mi importa nulla, quello che è un discorso del Parma mi preme e quindi voglio mettere tutte le energie e le mie capacità su questo ragionamento, su questo obiettivo qui che per me è fondamentale. Poi quello che è un discorso di casa altrui, senza che nessuno me ne voglia, ma non è un discorso che mi riguarda. Quindi noi andiamo sapendo che affrontiamo una squadra che ha avuto due partite difficili e che ha tanta voglia di riscatto. Noi abbiamo perso a Roma e abbiamo tantissima voglia di riscatto e quindi dovremo andare lì con grande determinazione. Questo è quello che è il nostro obiettivo e quello che dobbiamo cercare di fare fin dal primo secondo della gara. Poi dopo alla fine discuteremo di quello che sarà il risultato e di tutto il resto, ma questo è quello che ci faremo. Alberto Rivolotto, buongiorno. Per quanto riguarda Genoa, tecnicamente cosa temi di più di questa squadra allenata da Marino, insomma, che lo ricordano qui a Parma, ma giocava in un modo forse diverso, insomma. Ma non lo so, adesso vedremo come andranno ad affrontarci domani, ma quello che mi preme non è tanto una disposizione tattica del Genoa, è quello che mi preme è quello che noi possiamo fare e che noi dobbiamo fare. Questa è la cosa che mi preme. Quindi io so che se la mia squadra interpreta la gara in un determinato modo, indipendentemente da un concetto tattico, allora ci creiamo le prerogative per fare un risultato. Diversamente diventa tutto in gioco. È chiaro che c'è sempre di fronte un avversario, però ritengo che molto dipenda da noi e da come noi affrontiamo la gara e che tipo di impronta vogliamo dare a questa gara. Se lo facciamo con l'atteggiamento della partita in casa con la Juve, ha una valenza. Se lo facciamo con l'atteggiamento di domenica scorsa, ne ha un'altra. Quindi questo ci deve insegnare qualcosa. Buongiorno, mi sono Giovanni Bertile del 1. Volevo chiedere la posizione di chi ha accettato in particolar modo di Dall'Oppa, se potrà essere disponibile già dopo un minuto,
E poi volevo anche chiedere se magari c'è qualche giocatore che deve posare come vostro. No, direi che insomma, dopo la partita di... non abbiamo avuto il turno settimanale, quindi questo ci ha consentito di lavorare in un determinato modo. L'Europa ha recuperato e ha giocato serena tutta la settimana regolarmente. Ieri sera so che aveva qualche leggero problema, e ora aspetto di vederlo col dottore, di valutarlo bene. È un giocatore che è stato fuori, che ha voglia di tornare, però è chiaro che quando non si giocano delle partite qualcosa puoi lasciare dal punto di vista anche così di una condizione fisica ottimale, però insomma, faccio conto che ci sia e sia a disposizione. Lei ha parlato spesso anche di utilità tattica di alcuni giocatori. Io volevo chiedere di Piederi, dal punto di vista tecnico.